In una casa della periferia, un ricercatore del Centro Governativo di Studi Politici e Strategici, che non vuole essere riconosciuto, ci mostra il rapporto del 2001. Dice: Orascom Telecom è stata coinvolta in uno dei più gravi casi che riguardano la borsa, quando venne alla luce che l'azienda aveva falsificato banconote per finanziare un incremento di capitale. La famiglia Sawiris replicò ammettendo che le banconote erano false, ma accusò il contabile di Orascom di aver fatto tutto da solo. Il caso venne archiviato. Questa è l'azienda che nell'aprile del 2005 ha comprato Wind in Italia. Sawiris è un personaggio collegato a un mondo molto particolare, non è sconosciuto, è conosciuto alle cronache. Ed è collegato a molti personaggi, anche conosciuto all'ufficio, avrei detto in altri tempi. Le dichiarazioni che abbiamo sentito sono dei giornalisti che scrivono per uno dei più importanti quotidiani economici egiziani. Manca la replica del signor Sawiris perché non ha accettato l'intervista. Dunque, l'Enel ha deciso di vendere. La telefonia non è la sua attività primaria, prosciuga un sacco di risorse, quindi meglio liberarsene. L'8 ottobre 2004 dirama questo comunicato. La notizia pubblicata oggi da un quotidiano in merito ad un'offerta ad Enel da parte di un operatore egiziano per l'acquisto di Wind è destituita di fondamento. L'amministratore delegato Scaroni, qualche mese dopo, cambia idea. È bello competere, lo si impara a scuola, negli sport, si impara che si compete e se si vince naturalmente è bellissimo. Il passato non sempre è bellissimo. E allora parliamo del primo protagonista della vendita di Wind a Sawiris, l'allora amministratore delegato di Enel, Paolo Scaroni. Perché degli imprenditori come noi non li ha nessuno nel mondo. Ha ragione, abbiamo il primato. E infatti Scaroni viene nominato nel 2002 dal governo Berlusconi proprio alla guida di Enel, l'azienda da cui 10 anni prima aveva comprato appalti a suon di mazzette, per cui era stato arrestato e aveva patteggiato una pena di 1 anno e 4 mesi di carcere. Un azionista di Naguib Sawiris è il fondo palestinese della vecchia OLP di Arafat, che investì buona parte del denaro che mezzo mondo destinava al popolo palestinese su Orascom, attraverso il suo discusso responsabile Mohammad Rashid. Chi è quest'uomo? Non è una persona trasparente, non è una persona pulita e infatti molti hanno chiesto di allontanarlo. Quando si parlava della corruzione ai palestinesi era indicato in modo particolare a lui. C'è stata una commissione d'inchiesta del primo Parlamento palestinese dove risultava responsabile di molti affari non leciti. Quei soldi, quei 400 milioni di dollari che avete investito su Sawiris come fondo palestinese, li avete ritirati o sono ancora là? Ma qui ci sono diverse versioni. Alcuni dicono che sono stati ritirati in parte o tutto, con un bel margine di guadagno anche. Sembra che si sono raddoppiati in pochi anni. Altri dicono, danno versioni diverse, che il fondo sì, ha guadagnato l'investimento, però non tutti i soldi sono tornati alla cassa dei palestinesi. E dove sono? Ah, bisogna chiedere a Mohammed Rashid. C'è un secondo torbido azionista nella Orascom di Sawiris. Si tratta dell'iracheno Nadmi Auchi, presidente della società lussemburghese General Mediterranean Holding, presente negli affari di Mezzomondo. Le ho portato un verbale di interrogatorio del 26 marzo 93, dove lei interroga Chicchi Pacini Battaglia. Si parla anche di questo Auchi. Auchi era un personaggio strano strano anche lui. Ed era un soggetto che piava soldi più di lui. Insomma, il concetto è questo. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Sawiris sta con Auchi. Auchi è quello che serve, è di mestiere, lo dicono a verbale. È un personaggio che di mestiere fa l'intermediario tra governi medio orientali e grandi società internazionali per fare in modo che, diciamo così,
questi governi vengono unte le ruote di questo governo per avere queste commesse. Lei sa chi è questo Auci? E chi non lo sa? È un uomo di Saddam, un uomo del regime, con una sede a Londra, provvedeva a tutte le transizioni e l'intermediazione che erano necessarie per comprare le armi necessarie per la guerra dell'Iraq contro l'Iran. E come è noto, quella guerra fu sostenuta da tutto il mondo, dall'Occidente. Che fine ha fatto Auci? E dopo l'invasione da parte di Saddam al Kuwait ha trattenuto tutti i soldi e non obbediva più al regime di Saddam. E il regime si era vendicato uccidendo il suo fratello ad Amman. Ma il protagonista più chiacchierato è Alessandro Benedetti, presidente della società lussemburghese Weather Investment, nella quale compare anche Naguib Sawiris. La Weather è la società che materialmente compra Wind nel 2005. Alessandro Benedetti è personaggio conosciuto all'ufficio, anche egli, proprio perché avrebbe distratto fondi da aziende. Nel 1996 Alessandro Benedetti finisce in carcere con l'accusa di aver distratto una sessantina di miliardi di vecchie lire da una sua società. Era il cassiere estero del costruttore Salvatore Ligresti, ben noto alle cronache di Tangentopoli. Tra i fondi spariti, anche 800 milioni spesi per piacevoli incontri con accompagnatrici professioniste. All'inizio del 2007, Benedetti è ad un passo dalla sentenza sulla bancarotta, ma il giudice milanese Ponti è costretto a chiudere il processo per scadenza dei termini di prescrizione. Qui c'è l'atto di costituzione della Weather Investment. Lei denunciò esattamente qualcosa di particolare. Denunciai il fatto che operazioni di questo genere, se vengono fatte con società offshore, dissi, magari che vengono dalle isole Cayman, vi rendete conto che c'è qualcosa che non va? Alle isole Cayman, che gli importa di comprare Wind italiano? Alla Camera di Commercio del Lussemburgo otteniamo le carte della società Weather Investment e si scopre che in realtà le Weather di Sawiris e Benedetti sono due. La prima è durata poco, ma è curioso che abbia avuto tra gli azionisti la Realest S.A., società che è entrata nella storia della Magista International di Stefano Ricucci. La Weather seconda è quella che acquista Wind e di azionisti ne ha tre. L'April Holding e la OS Holding nelle isole Cayman e la Silo Investment alle isole Vergini. Possibile che l'Enel non abbia trovato di meglio che vendere Wind a degli azionisti che si nascondono nei paradisi fiscali? E poi, l'Enel ci ha perso o ci ha guadagnato? Basta pensare che l'Enel ha investito in Wind qualche cosa come 17 miliardi e mezzo di euro, cioè parliamo della metà della prima manovra economica del governo Prodi. Quando poi ha venduto ha incassato 12 miliardi, poco più. Complessivamente sono stati 4 miliardi e mezzo persi nell'operazione Wind, cioè telecomunicazioni. E lei conferma, 4 miliardi e mezzo? 4 miliardi e mezzo. Rispetto non solo al prezzo d'acquisto, ma alle varie ricapitalizzazioni che sono state fatte, l'acquisto di infostrade, eccetera, facendo proprio il conto della spesa, insomma, no? Se vogliamo proprio fare il conto della spesa, va detto che Enel vende Wind nel 2005 usando una società di diritto olandese, l'Enel Investment Holding. L'Enel è una società per azioni controllata dal Ministero del Tesoro, cioè lo Stato. Perché usa una scatoletta olandese chiaramente volta all'elusione fiscale? Mistero italiano.